Prodotto preferito di oggi? I muffin, perché l'alpro già me l'aspettavo fosse buono. Se no, anche l'altro. Io veramente sono indecisissimo tra succo, profiterole e muffin, però concordo con Mira, i muffin totalmente inaspettati. Esatto. Che magari in pasticceria puoi proprio sperarci perché sei lunga, ma i muffin proprio no. È il classico gusto anni 90, una volta c'erano quattro gusti. Lo so, però io... Stracciatella, quando ero piccolo. E limone. Raga, è stata una cosa. Se non la mettessi lunga, che metti città. Diciamo noi che veramente. Oggettivamente sì, dai. Benvenuti a questa inizia di supermercati che è? Passione. Siamo qui al verde, al bel tempo. Voi ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, che non fa mai male, fa anche rima. Siamo andati oggi nel nuovo Esselunga di Corso Bramante a Torino. Mira era un po' che mi diceva andiamo. E purtroppo siamo andati oggi. No, purtroppo, meno male. Stupendo, tutto sì. A vista, top, ti viene voglia di comprare già più di quello. Per questo che ho detto purtroppo, ma poi ci mancherebbe. Ci siamo bloccati all'inizio, tra l'altro era tutto buono, pazzesco. Comunque. Pazzesco. Cosa abbiamo comprato? Un dolce che non abbiamo mai visto, oggettivamente delle caroline all'uvetta a 2,90€. Ci hanno colpito perché questi qua probabilmente li facevano proprio nel vetro, questi qua li fanno loro secondo me, o anche se non li fanno loro, ci hanno dato l'impressione che lo facessero, cioè sì. La comunicazione è questa come marketing, quindi top Esselunga, muffin con farina integrale, frutti rossi e noci. Abbiamo trovato un qualcosa di particolare per Miriam che è allergica al latte, uno yogurt Alpro al cocco. Stracciatella, che poi sì. È cocco, però magari c'hanno i pezzi di cioccolato all'interno. No, perché penso che sia cocco yogurt di cocco. No, mira, stracciatella con i pezzetti di cioccolato dentro. È il classico gusto anni 90, una volta c'erano quattro gusti. Lo so, però io... Stracciatella, quando ero piccolo lì. E limone. Comunque è interessante, a 1,39€. Ragazzi, questa è... Volevo fare il boss con i soldi della trap, abbiamo fatto i fighi, ragazzi. Profittero al pistacchio d'Esselunga, che secondo noi questo spacca di brutto. Mira non può mangiarlo altrimenti muore. Però c'è scritto panna fresca italiana. Abbiamo voluto mettere a prova Esselunga, ormai l'abbiamo testato in modi, ma anche su qualcosa di povero. Bibita gassata agli agrumi. Prima di tutto, bellissimo l'italiano, bibita gassata agli agrumi, semplice, leale. Come dire invece che al music shop, negozio di... Dischi. Di acustica, Miriam. Di acustica. Comunque, ci aspetta 39 cent. Iniziamo come va iniziato una mattinata, con un bel muffin. Mamma, ma guarda che bello. Guarda, sembra le mie guance. Raga, è stata una cosa. Se non la mettessi lunga, che metti città. Diciamo noi che veramente... Oggettivamente sì, dai. Felici? Iperspaziale. Non sa di chimico. Cioè sono fatti meglio che fatti in casa. Esatto. Perché io pensavo, vabbè, sì, sarà buono, ma non così tanto. Invece no, è proprio buono. Che sa di casa, ma senza avere i difetti, è così in casa. Ovvero è morbido il giusto, lo zucchero è giusto, che si è cristallizzato il giusto, sì. Dando la consistenza. C'è l'uvetta. Io sono scioccato. Ma non sente neanche il farro. No. Cioè è una roba incredibile, raga. Ma questa è una roba scioccata. Cioè, tu daresti? 10. Io 9,5. No, sono scioccato. Forse è il secondo 10 che do. Ma questo è una roba buonissimo. Cioè non vai neanche al bar, capisci? Infatti anche perché non costa neanche tantissimo. Cazzo, sembrano fatti in casa. Questo qua per la colazione anche diviso 2. Con uno yogurt diviso 2 fa colazione. Parlo per voi. Ah, ok. Continuiamo con la prova del reparto pasticceria Esselunga. Muovo le mani per provare a smaltire un po' di calorie. Che dici? Buonissimo anche questo. Io me lo aspettavo cattivo in realtà, perché come gusti mi sembrano un po' di tutto un po'. In realtà ma sembra proprio che ci stia tutto. Non sa di zucchero. Sì. Non c'è zucchero, ragazzi. Sì, e poi anche quello. Non c'è zucchero, ce n'è pochissimo. Ma è una cosa incredibile, quasi manca. Cioè era quello che ti aspetta. No, ragazzi, io sono scioccato. Buonissimo. Col tè questi qua voli. Sì. Voto? 9. 9,5 io. No, raga, buonissime. Siamo giunti al momento, come dico sempre, come questo è il mio momento preferito. Questo qua va scoperchiato tipo GPR, tipo, sai, lingerie, sai, molto sexy. Madonna, ma guarda che bello.
Sembrano tante tette. Cioè, non riesci neanche a farmi complimenti. Stai annotando quello. Sembrano sei tette, guarda. Guardate, è un tet a tet. Allora, Mira non può mangiarlo perché è allergica al latte. Questo è un pini panna fresco, lo farò io. Che ne dici? Non me l'aspettavo così buono. Non sa di chimico. Non ha pistacchio, sa di pistacchio. Non ha niente di chimico. Non ha nulla a che vedere con nessun prodotto al pistacchio che abbia mai provato in un supermercato. Nulla a che vedere con nessun profitto che abbia mai provato dentro il supermercato. Cioè, è una cosa... E se vogliamo essere precisi, questo qui sarà stoccato da 2-3 giorni almeno. Appena fatto, questo qua sarà una cosa... Raga, io non ho più parole. Qua, ragazzi, do un altro 10 oggi. Perché non... Ci sta. Cioè, questo è proprio unico nel suo genere. Non ha neanche... Anzi, questo 10 lode, perdonami. Sì, no, è troppo... Cioè, guarda la presentazione, tutto, il costo... Anche per il prezzo? Sì, è così buono che trasvola anche il discorso dell'euro in più in meno. Cioè, raga, qua... Cioè, questo non è pasticceria. Il punto è questo, il Selunga sta volando, ragazzi, sta volando. Siamo giunti al momento dell'alpro al coconut. Che dici? Buono. Non si sente niente che tipo è diverso da quello normale, ve lo dico io. No, l'alpro ha ancora una conferma. Mamma mia, che buono questo. Buono. Ma proprio di un altro livello, buono. Densità e tutto, voto? 8 e 9. Che voto? Non puoi dare 9, 8 e mezzo. Io do 8 e mezzo. Questo è proprio da cocco, questo qui è proprio... Questo qua lo mangiano un po' quelle con la puzza sotto il naso, diciamoci la verità. Però, perché è un po' piccolino, però è buono, è buono. No, però per una colazione ti prendi questo con due pezzettini di cioccolato dentro. Sì. O con due cornflakes e te li mangi. Capito, ci vuole un bitcoin al mese per fare colazione su questa roba qui. Cioè, 1,39€ per uno yogurt, però è molto buono. Vi dico la verità, ragazzi, se dovete farvi la figura con le amiche, lo offrite come dolce, fai proprio bella figura, buono, veramente buono. Sì, infatti, come ci sta. Siamo giunti al momento della bibita dal colore... eterogeneo, no, è uguale. Che ne dici? Sa di estate, mi piace un sacco. No, ma addirittura il ruttino mi ha dato gusto di agrumi in bocca, buonissimo. Sì. Ma è buono. E poi mi sembra anche di zucchero non ce ne sia tantissimo. No, zero. Aspetta, vediamo. È quasi amara in bocca. Perché non ce n'è di zucchero. Pazzesco. C'è solo acqua, succo di agrumi, anidride carbonica. Pazzesco. No, ma non è possibile. Cioè, veramente, questa è la cosa, forse una tra le migliori che abbiamo mai bevuto. Sì, infatti. Che noi pensavamo fosse proprio la cosa peggiore. Questa è acqua frizzante con succo di agrumi. Sì, infatti, esatto. Vabbè, ma raga, ma questa qua ne puoi bere 1,5 litri, non ingrassi. Ma non è vero, dai, ma scusa, ma non ha lo zucchero. Ma poi guardate la semplicità. Non è che se non ha lo zucchero allora non ingrassi. Cioè, non la semplicità dell'etichetta come gli occhiali di Miriam. Cioè, è vero. La semplicità dell'etichetta. No, sì. Ma ragazzi, la sincerità di questa comunicazione. La sincerità è bellissima. Voto? 8,5. Io do 9. Più che un voto è un veto questa qua, ragazzi. È assurda. Sì. Dopo quest'ultimo assurdo, vi ricordiamo di seguirci su Instagram, su YouTube, da Supermercati che... Passione. È tutto, alla prossima puntata. Ciao.